Un cordiale saluto e bentrovati da Francesca Parisi per quella che è l'edizione numero 34 di Borgo News. Bene, cominciamo subito col primo servizio, che vede il nostro inviato Tonino Parisi intervistare il proprietario del bar, ristorante e pizzeria La Nave di Pietra. Non si è parlato soltanto di ristorazione, ma anche di economia locale. Possono partire le immagini. Allora, da oggi il bar, ristorante e pizzeria La Nave di Pietra diventa più grande. Più grande per quale motivo? Perché il proprietario, il signor Francesco Nocito, oggi ci ha chiamato per mostrarci questo bellissimo terrazzo. Quindi oggi, oltre ad avere la parte interna che è già molto bella, rifinita nei minimi particolari, io credo che sia uno dei più belli di San Siena, perché come rifinitura, ma questa è una cosa che di cui io faccio abbiamo fatto il nostro meglio, anche perché poi alla fine è anche il vostro mestiere. Da oggi abbiamo questa nuova e bellissima terrazza, guardate, molto ben rifinita, anche veramente che mi è piaciuto molto, che poi probabilmente nel periodo invernale magari chiuderemo pure, perché abbiamo questo meraviglioso sfondo che è il Borgo San Severino. Rispetto al cartello. Ma succede questa novità che spero venga presa bene dai clienti, giusto? Noi ci speriamo sia con il nostro paese, primo, e poi anche con il resto che potrebbero venire di fuori. Con i turisti, no? Turisti, come amici. Adesso che abbiamo vinto il concorso del Borgo, anche un turisti più per casa sta badendo. Veramente ne stiamo vedendo a voi meno. Speriamo che calci i grossi. Speriamo bene, avremmo più investito sulla pubblicità, no? Dico in generale, sul. Qualcosina manca, diciamo la verità, ma se c'è. Noi ci manca veramente una grande politica. Ci manca la politica. Un cliente l'amo fare restare, giusto, ma se c'è. Un cliente non deve venire toccata e fuga, il cliente lo dico da una vita, giusto, ma se c'è. Cata, non manca una bottiglia d'acqua. Bravo, anzi, mettiamolo, diciamolo queste cose, che non è una. Non si navega nell'orca, che certo si pensa che a San Severino, ma se c'è. Cata sta facendo una traiettoria un po' grigia. E noi questo non è che lo vogliamo, che anche i nostri politici si impegnano veramente per poter restare qualcuno qualche giorno di più, anche per poter, come dire, farci presente e farci vedere i nostri prodotti, certo, come noi li possiamo trattare la gente. Mentre se la gente non rimane, noi che cosa ci possiamo offrire? Che cosa ci possiamo ad assaggiare? Nulla. Se la gente non c'è. Giusto. Visto che abbiamo un castello, ma ci abbiamo tutte cose antiche, il castello l'amo fare restare. È giusto, ma c'è. Come paese non ci manca niente. No, ci manca la popolazione, che siamo rimasti troppo in bocca. Questo è dovuto al lavoro. L'immigrazione. La prima cosa, perché un posto di lavoro qui non cresce, ma viene a mancare. Certo. Vediamo che anche come uffici, certo, ne avevamo più 30 anni fa che oggi. C'era l'apertura, c'era il calcio, c'erano tante cose che. C'erano tante, no? La sartoria che faceva ricogliere i soldi di sette comuni. Eppure venivano con un ciuccio. Però venivano, Marcello. Sembrava niente. Ma io mi ricordo la palestra, a Santa Severina ha detto la palestra. Era la fermata degli autobus, ma erano asini, cavalli e muri. Veniva la pittura, veniva la sartoria, veniva lo seminario, c'era di tutto. C'era vita, no? Ma c'è. Certo, l'arcivescovato, che era un qualcosa che effettivamente uno pure si sposava, vedeva non si faceva i documenti. Certo. Ma oggi tutte queste cose sono venute a mancare. È vero, avete ragione. E dunque, stanno in rete come occulta. Anche in piazza, Marcio, adesso che ci siamo parliamo anche di altro. Tutti questi bar che giustamente se lamentano perché c'è poca economia, giusto, Marcio? L'economia è venuta zero, anche in piazza. Però quest'anno si può dire a Piano con un caffè che c'è la legge che la seconda da retto ci vanno quel bar. Certo. Dire onestamente, per carità, non è che noi perché siamo qui sotto, che te lo rubare da subito. Si malagneria che non la vende e non la beve, che non la vende. Giusto. E poi ci abbiamo anche un'altra cosa. Mentre una bella San Serena costa nero, la cotone la pagano 2,50. Eppure a cotone la pagano 10 centesimi in manino. Che noi le caricano per sporto, quindi ce l'hanno dopo poco. Certo. Cioè, al contrario di quello che
sono l'economia. L'economia. Se cerchiamo di mantenere qualcuno, tenendolo bene, certo, trattandolo nei migliori modi. Certo. La prima cosa, Marci, non va fregato il turista, giusto? Mai, mai al onestà, mondo. Marci, mai al mondo. Onestà intellettuale. Qualcuno che arriva qua, almeno per 50 metri, mi dice grazie continuatamente perché l'ho trattato come Dio comanda, facendo un basto casareccio, nei migliori dei modi, e trattandolo anche con prezzi modici e agevolatissimi, perché sappiamo che la gente fa sacrifici, non è più come una volta. Ma non è che ci siano tanti soldi, però qualcuno che viene. Io proprio settimana scorsa ho avuto 2-4 stranieri, sono stato una favola a assistermi, e ancora, forse ancora diranno grazie. Sicuro, no, forse? No, è una settimana che è passata, ma ancora continueranno a dire grazie. Col vino buono, certo, dato il vino mio. Gli abbiamo fatto le tagliatelle di casa, un pomodorino fresco, un pomodoro gualdino. Sì. Ma una cosa così, un fatto così semplice. Una però fettina, roba genuina. Una fettina, però si sono divertiti. Ed io mi sono divertito a servirli. Che tra l'altro non è che ero vestito tanto bello, perché lavoravo. Lavorate sempre. Lavoravo in questa. Questa veranda, sì. In questa veranda, e poi gliel'ho fatta anche vedere. E sono rimasti magici perché purtroppo siamo di passaggio e cioè non abbiamo il tempo di passare di nuovo e a trascorrere un altro giorno sotto questa bella veranda. Però sicuramente si ricorderanno quella serata, Marci. Mi hanno fatto le foto qui dentro. Ah sì? Pure sì, mi hanno fatto le foto. E questo prova ancora una volta che trattare il benincasia dal punto di vista economico, che dal punto di vista delle primizie, roba buona, è la migliore pubblicità, giusto, Marci? Gli ho dato del salame che non l'avevano mai visto, fatto da me, da mia mamma. Mai visto, vino buono, salame buono. Ma sono rimasti ancora, sono sicuro che dicono grazie. Ok, Marci, noi per il momento non possiamo fare altro che ringraziarvi per la vostra onestà e per le parole che avete detto, perché Marci, con queste due piccole parole che ha detto un po' quello che ha riassunto un po' quella che è l'economia in questo momento a Sanse. Noi facciamo, io personalmente, ma ci faccio credere alcune volte, purtroppo lo devo dire, su internet, che qua sia un pozzo d'oro, ma non è così, Marci, perché l'economia non gira tanto. Anche se c'è, se tu un turista tu fa pulire, Marci, che non ci viene più, è giusto, Marci? Non l'hanno massacrato, l'hanno trattato. Le dobbiamo trattare nei migliori dei modi, con semplicità. Non è che alla gente ci dobbiamo fare le carezze, ma le dobbiamo trattare bene. Avete sentito? Marci, per il momento non possiamo fare altro che ringraziarvi per questa testimonianza dalla voce del popolo, Marci. Tante grazie. E ora ne facciamo un bocchericcio. Se no, ma Marci ci sono il suo bocchericcio, ci resta male. Marci, salutiamo gli amici e alla prossima. La nave di pietra è sempre pronta a aspettare tutti e in più oggi abbiamo la terrazza. Aro fresco. Un magnifico panorama. Una castello. Non c'è niente da dire. Un panorama che... Un castello che ne guarda. Arrivederci, alla prossima, Marci, grazie. Tante cose belle. Allora, becchino. Bene, torniamo in studio. E partiamo subito con il secondo servizio, che vede sempre mio padre, Tonino Parisi, invitato dal Tilio Pugliese al villaggio Tucano per fargli assaggiare la famosa porchetta di Ariccia, una tra le migliori, perché è prodotta con procedimenti particolari. Possono partire le immagini. Roma ci siamo, aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi, ste cose le combini bene. Mi piace quest'anno, eh? Questa è una bistecca di porchetta.
Venite signori e signori. Una bistecca di porchetta dei castelli romani. Precisamente a Riccia. Però lui è più grande. Allora oggi sono ospite di Attilio Pugliese in quel delle Castelle, perché oggi ha fatto una pietanza veramente particolare. Che cos'è? Di cosa parliamo? Della porchetta? La porchetta di Arici, Castelli Romani. Perché così, è così famosa? È famosa perché è, diciamo che è famoso proprio Ariccia come porchetta. E che cosa ci abbiniamo a questa porchetta, Attilio? Ci abbiniamo il moscato di Terracina, un ottimo vino bevuto, va bevuto ghiacciato. Perfetto. Veramente ghiacciato, è buonissimo, è bevibile, è, diciamo, è accesso a tutti, anche a donne, bambini, tutti. Attilio, io per il momento non posso fare altro che ringraziarti per questo invito che ho accettato veramente di buon grado. E mangiamo questa porchetta, salutiamo gli amici che ci vedono tutti quanti. Alla prossima. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fai di sì, scegli tutte le stelle più brillarelle che poi e un friccico di luna tutto per noi. Fai senti che quasi primavera, mannali meglio grilli per fa cri cri. Prestemere ponentino, più malandrino che c'hai, Roma, regge maremmo. Bene, torniamo in studio. Voglio ringraziare Attilio Pugliese per il gentile invito. Cambiamo discorso, parliamo della Notte Bianca dello Sport, organizzata da Giovanni Zipparo e il suo gruppo, che ha avuto veramente un grandissimo successo. Possono partire le immagini. Louis.
Bene, voglio ricordare che la notte bianca della pallavolo si è protratta fino alle 5 del mattino. Ha vinto la squadra di Antonio Suranna, Isavastano. Bene, questa è veramente l'ultima notizia di questa 34esima edizione di Borgo News. Il nostro appuntamento è rinnovato a sabato 9 agosto. Da Francesca Parisi, un buon weekend. Alla prossima!